Live, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla diretta streaming del webinar 3 della rassegna Dal sonno alla vita, un evento promosso da ASSIREM, Associazione Italiana per la Ricerca e l'Educazione nella Medicina del Sonno, in occasione del World Sleep Day, la giornata mondiale del sonno che si terrà il prossimo 19 marzo. Attendiamo qualche secondo prima di cominciare a dare modo a tutti di collegarsi alla live e seguire dall'inizio l'incontro di oggi. Tanto vado a vedere se ci sono persone collegate. Ok. Allora, intanto saluto i nostri amici già collegati, ci sono i nostri followers che ci seguono, vedo oramai da un appuntamento all'altro, questo ci fa immensamente piacere, perché il sonno è un tema importante. E intanto ricordo ai nostri amici che la rassegna è un evento nato per essere online, in modo da raggiungere tutte le persone interessate, anche quelle che non vivono a Roma, dove ha sede ASSIREM. Tra l'altro, proprio da oggi siamo di nuovo in zona rossa e quindi benvengano iniziative online studiate ad hoc per il web, in modo tale da rimanere sempre informati. E ASSIREM con questa rassegna intende creare un ponte con le tantissime persone che hanno disturbi legati al sonno o che sono interessate a saperne di più, anche perché il sonno, ormai lo sappiamo, è un modo per fare prevenzione al pari dell'alimentazione, del movimento e di altre buone pratiche. Oggi con la dottoressa Maria Paola Mogavero, che mi appresto a introdurre, parleremo dei disordini del movimento. Avrete certamente sentito parlare della sindrome delle gambe senza riposo, nota anche con l'acronimo RLS, dall'inglese Restless Legs Syndrome, una patologia neurologica caratterizzata dalla necessità di muovere le gambe, soprattutto la sera quando si è a letto. Così come qualcuno di voi conoscerà anche il movimento periodico dell'arto, il cui acronimo è PLMD, sempre dall'inglese, Periodic Limb Movement Disorders, un movimento involontario dei muscoli scheletrici che si può determinare sempre durante il sonno. Allora, buon pomeriggio, dottoressa Mogavero. Buon pomeriggio a tutti. Salve. Allora, la dottoressa Maria Paola Mogavero è neurologo presso il Centro di Medicina del Sonno degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia, IRCCS. Allora, prima che la dottoressa Mogavero dia inizio al suo intervento, vorrei ricordarvi i prossimi appuntamenti. Saremo ancora con voi da martedì 16 fino a giovedì 18 marzo, tutti i pomeriggi, quindi da domani, dalle 18:30 alle 19:30, mentre venerdì 19 marzo vi aspettiamo dalle 11 alle 19 alla grande Non Stop Live in occasione della Giornata Mondiale del Sonno. Staremo insieme tutto il giorno e parleremo, indovinate un po' di che cosa? Solo di sonno, perché non sembra, ma questo è un argomento che si presta a molti approfondimenti. All'evento prenderanno parte diversi esponenti del mondo medico-scientifico e non solo, che ci aiuteranno a fare i diversi focus. Quindi partecipate alle nostre live, non mollate proprio adesso, vedo che ci state seguendo da un evento all'altro e quindi continuate così. A noi fa molto piacere. Allora, il programma è sempre disponibile sul sito www.assirem.it e sulla pagina Facebook di Assirem nella sezione eventi, dove vi potrete iscrivere a diversi webinar anche per ricevere le notifiche e i promemoria delle dirette. Naturalmente, i webinar già andati online in diretta, nelle nostre dirette, potrete rivederli, ritrovarli sulle nostre pagine Facebook e YouTube. La pagina YouTube è Assirem web underscore TV. Invece la pagina Facebook è la pagina di Assirem, che già tutti conoscete. Allora, bene. Un invito a tutti gli amici collegati, lasciate in chat le vostre domande. La dottoressa Mogavero, al termine del suo intervento, cercherà di rispondere a tutti compatibilmente con il tempo a disposizione. Nel frattempo, vedo che si sono connessi molti dei nostri amici, amici di Assirem oramai, e ricordo che la dottoressa Paola Mogavero oggi interviene sul tema dei disordini del movimento che incidono inevitabilmente sulla qualità del sonno e della vita stessa. Allora, dottoressa Mogavero, possiamo dare inizio al suo intervento, avrà il supporto delle slide e quindi possiamo cominciare. Grazie.
Grazie a lei, buonasera di nuovo a tutti. Vi parlerò di alcuni tipi di disturbo del movimento in sonno. Abbiamo detto la restless, quindi la sindrome delle gambe senza riposo, e il disturbo dei movimenti periodici degli arti inferiori in sonno, in quanto sono in realtà dei disturbi molto frequenti nella popolazione generale, sebbene molto spesso poco conosciuti. Per quanto riguarda la sindrome delle gambe senza riposo, questo è un disturbo sensitivo motorio che in realtà può colpire il 5-10% della popolazione generale, soprattutto le donne rispetto agli uomini, insorge circa nel doppio dei casi nelle donne rispetto agli uomini. La diagnosi di questo disturbo è clinica e quindi è importante un'accurata raccolta anamnestica. Nell'ambito della quale si devono ricercare alcuni criteri diagnostici, e per la precisione 5, che definiscono questo disturbo. Viene definito dal paziente come una sensazione di fastidio alle gambe. In realtà, la sintomatologia può essere la più svariata, quindi a volte il paziente stesso non è in grado di definire quali sintomi presenti, a volte invece può definirlo come un dolore orrente, un bruciore a livello delle gambe, o ancora una sensazione di scossa elettrica o un formicolio. Indipendentemente comunque da quale sia questo disturbo, la sintomatologia insorge tipicamente a riposo, quindi nel momento in cui il paziente è seduto a letto e nelle ore serali o nelle ore tardo-pomeridiane. Nelle forme in cui è presente in altri orari della giornata, come vedremo, comunque si ha sempre un peggioramento nelle ore tardo-pomeridiane o serali. Il paziente avverte proprio la necessità di muovere le gambe affinché questo disturbo si attenui o cessi, e questa proprio è la caratteristica tipica della patologia, oltre al fatto che compare a riposo e la circadianità, quindi nelle orari. Quindi avrà bisogno di alzarsi, di muoversi, di camminare o di compiere dei movimenti come per esempio pedalare, scalciare per attenuare la sintomatologia. Inoltre il disturbo non deve essere attribuito ad altre condizioni mediche, come per esempio patologie a livello muscolari, mialgia, stasia venosa, edemi o crampi agli arti inferiori. Nell'ambito della sindrome delle gambe senza riposo possiamo avere diverse forme di malattia e un quadro clinico molto variegato. La causa ancora in gran parte è in corso di studio, tuttavia è noto che è dovuta ad una disfunzione dei circuiti dopaminergici, cioè di quei circuiti che presentano come neurotrasmettitore la dopamina. Sono presenti nel nostro cervello diverse vie dopaminergiche. Quella che sembrerebbe essere implicata nella sindrome delle gambe senza riposo è quella che coinvolge appunto il movimento. Vi possono essere delle forme primarie o secondarie di malattia. Nelle forme primarie, quindi nella restless idiopatica, molto frequente è la familiarità. Quindi nell'ambito dell'anamnesi deve essere sempre ricercata una familiarità, infatti vi è una predisposizione genetica ad andare incontro a questo disturbo, e viene trasmessa con modalità autosomica dominante. Questo significa che vi sarà un parente di primo grado del paziente che è anche egli affetto da questo disturbo. Vi sono poi delle forme secondarie che possono insorgere secondariamente ad una vasta gamma di condizioni mediche, in primis ad una carenza di ferro, diciamo una delle cause più frequenti di sindrome delle gambe senza riposo. Quindi nella valutazione di questi pazienti è importante non solo un'accurata anamnesi, ma anche la valutazione dell'assetto metabolico ed in particolar modo la valutazione dell'emocromo e dell'assetto marziale, cioè il ferro, la ferritina sierica e la trasferrina, perché uno di questi parametri, cioè la ferritina sierica, come vedremo successivamente, è molto importante per valutare quindi quello che è l'iter terapeutico anche in questi pazienti. Il motivo per cui la carenza di ferro può essere associata al disturbo è dovuto al fatto che è correlato al metabolismo della dopamina, quel neurotrasmettitore di cui prima vi parlavo. E precisamente il ferro è fondamentale per il funzionamento di un enzima che si chiama tirosina idrossilati e che serve per la sintesi della dopamina. Così che una carenza di ferro può determinare un deficit di dopamina, quindi una disfunzione di questi circuiti dopaminergici con l'insorgenza del disturbo. Inoltre, le forme secondarie si possono avere in seguito a carenza di vitamina B12 o folati in caso di neuropatie, e
è molto frequente anche l'associazione con l'insufficienza renale. Molto spesso, infatti, pazienti sottoposti a dialisi possono andare incontro a questo disturbo, che poi successivamente tende a migliorare o regredire in seguito al trattamento dialitico. Si può inoltre manifestare frequentemente con patologie autoimmuni, quali il diabete, l'artrite reumatoide e la sclerosi multipla. Vi sono poi delle forme che possono insorgere o peggiorare in concomitanza con l'assunzione di alcuni farmaci, quindi bisogna sempre valutare le comorbidità, quindi le altre patologie di cui soffrono questi pazienti e la terapia farmacologica che questi assumono, perché farmaci come la venlafaxina, la paroxetina, la nifedipina, la nirtazapina, quindi in genere gli inibitori selettivi del ricaptaggio della serotonina o gli antidepressivi tricitici, che sono dei farmaci utilizzati in ambito psichiatrico per il trattamento della depressione, possono determinare delle forme iatrogene di restless, cioè delle forme appunto dovute ai farmaci, oppure un peggioramento dei sintomi della malattia in chi già ne ha affetto. Ed in questo caso è importante quindi tener conto di questo fattore e quindi è bene che il neurologo si interfacci con lo psichiatra curante, considerando anche che la sindrome delle gambe senza riposo è molto spesso correlata ad una problematica di tipo depressivo, per valutare quali siano gli approcci terapeutici migliori, per far sì che il paziente possa avere un beneficio per entrambe le patologie e affronti quindi dei minori effetti collaterali possibile. Farmaci tra gli antidepressivi che non determinano un impatto negativo sulla sintomatologia della restless sono per esempio il trazodone o il bupropione. Altre forme poi sono quelle che sono correlate alla gravidanza. In realtà la sindrome delle gambe senza riposo può insorgere molto spesso in concomitanza con la gravidanza, per la precisione nel terzo trimestre di gestazione. La ragione di ciò è in parte dovuta al fatto che nelle donne gravide si verifica spesso una carenza di ferro e, come detto precedentemente, il ferro può portare ad una disfunzione nei circuiti dopaminergici per alterazioni nella produzione di dopamina, ed in parte potrebbero essere implicati anche dei fattori ormonali. Infatti, nel terzo trimestre di gravidanza abbiamo un aumento di alcuni ormoni, come per esempio il progesterone, poi successivamente, dopo il parto, vi è una riduzione di questi ormoni e si osserva spesso ad una remissione, quindi ad una scomparsa della sintomatologia inerente alla sindrome delle gambe senza riposo. Tuttavia, anche in questo caso possiamo avere dei quadri molto, quindi molto diversi di malattia. È stato visto come nel caso in cui vi sia una predisposizione genetica ad andare incontro, quindi le mutazioni di cui prima parlavo, ad andare incontro ad una sindrome delle gambe senza riposo, queste donne possano presentare un maggior rischio di cronicizzazione del disturbo. Come è stato visto anche che le donne che già siano affette da una sindrome delle gambe senza riposo possono presentare poi un peggioramento della sintomatologia in gravidanza. In coloro invece che insorge d'amblè durante il terzo periodo di gestazione e che scompare poi dopo il parto, vi può essere poi una ricomparsa della sintomatologia anche in seguito di una seconda gravidanza. È molto importante la gestione della sindrome delle gambe senza riposo in donne in gravidanza, che sarà una gestione ovviamente particolare e diversa rispetto a quella della popolazione generale. Perché è stato visto come la restless possa portare ad un maggior rischio di complicanze gravidiche, come l'insorgenza di gestosi, preeclampsia o eclampsia, oppure problemi nel nascituro. Per questo è fondamentale una corretta gestione del disturbo. Nella donna gravida non sempre ci si può valere di una terapia farmacologica, è fondamentale quindi in particolar modo il monitoraggio del ferro. E la somministrazione di ferro per via orale endovenosa sotto stretto monitoraggio clinico, nei casi più gravi di malattia e nel caso in cui sia necessario. Per quanto riguarda quindi diciamo una diagnosi accurata di sindrome delle gambe senza riposo, quindi bisogna considerare tutti questi fattori. E il fatto che la patologia sia correlata ad una disfunzione dei sistemi dopaminergici è attestata anche dal fatto che la dopamina non viene prodotta nella stessa quantità durante tutte le ore della giornata, ma la sua produzione va incontro di una circadianità.
E precisamente la sintesi della dopamina si riduce a partire dalle ore tardo pomeridiane, intorno alle 18, fino alle prime ore del mattino, quindi si riducono i valori gradualmente fino a raggiungere proprio valori minimi intorno alle 4 del mattino, e poi via via si ha un aumento nuovamente della produzione di dopamina nelle successive ore della giornata. Possiamo notare come vi sia proprio un andamento inverso dell'andamento della produzione di dopamina con l'insorgenza della sintomatologia della restless. Inoltre questa terapia e questa patologia risponde molto bene alla terapia con i dopaminagonisti, e questo è un altro fattore appunto che attesta la correlazione con una disfunzione del sistema dopaminergico, e la carenza di ferro coinvolto a sua volta, abbiamo detto, con la sintesi della dopamina, che molto spesso si riscontra nella patologia. Nella valutazione di questi pazienti è molto importante anche una valutazione topografica, quindi considerare quali siano le parti del corpo coinvolte nel disturbo. Come dice appunto la denominazione, è molto spesso, quindi frequentemente localizzata a livello delle gambe, soprattutto in corrispondenza dei polpacci, ma questa non è l'unica sede anatomica in cui può insorgere. Più raramente infatti si può localizzare a livello degli arti superiori o del tronco, e ancora più raramente a livello della testa o del collo. Bisogna poi valutare alcuni criteri di supporto, quindi appunto la risposta al trattamento dopaminergico, alla familiarità che va sempre considerata, e la presenza di alcuni movimenti, i movimenti periodici degli arti inferiori in sonno, che si associano ad una sindrome delle gambe senza riposo molto frequentemente in un 80-90% dei casi. A differenza però della restless, in cui come detto la diagnosi è clinica, quindi non sono necessarie delle indagini strumentali per diagnosticare questo disturbo, a meno che non si proceda alla diagnostica differenziale con altre condizioni mediche, come per esempio problematiche a livello muscolare, miopatie, radicolopatie, nelle quali può essere indicato un'elettromiografia per la diagnostica differenziale, ma questo esula dalla diagnostica appunto di una sindrome delle gambe senza riposo vera e propria. Dicevo, nel caso della ricerca dei TLM, quindi di questi movimenti periodici degli arti inferiori in sonno, è necessaria un'indagine strumentale che è la polisonografia, in quanto i criteri diagnostici appunto si avvalgono di questo esame. I TLM sono dei movimenti che possono occorrere in sonno notturno, quindi in associazione alla restless, oppure come un disturbo a parte, indipendentemente dalla presenza, quindi anche in assenza di una sintomatologia di sindrome delle gambe senza riposo. Ed in questo caso parleremo appunto di disturbo dei movimenti periodici degli arti inferiori in sonno, che è un disturbo, proprio un'entità clinica a sé stante. In realtà anche questo disturbo è molto frequente nella popolazione generale, sebbene ancora meno conosciuto della sindrome delle gambe senza riposo. Un recente studio ha messo in evidenza che presenta una prevalenza pari al 28,6%, in questo caso a differenza della restless, dove abbiamo visto che è più frequente nelle donne rispetto agli uomini, qui invece abbiamo una maggiore frequenza nei maschi rispetto alle femmine. Questi movimenti sono dei movimenti di flesso-estensione del piede sulla gamba e della gamba sulla coscia, che occorrono durante il sonno notturno, quindi il paziente non è consapevole della loro presenza, e occorrono in maniera stereotipata, ritmica. Dicevamo, vi sono determinati criteri, quindi si susseguono in un numero di almeno 4 per essere definiti periodici ogni 10-90 secondi. E in questa immagine possiamo notare come questa diciamo, è una parte di un tracciato polisomnografico. Qui indico quelle che sono le tracce del muscolo, dove possiamo osservare la presenza di questi movimenti, che come possiamo vedere sono ritmici. Sono dei movimenti che, come dicevo, insorgono indipendentemente, quindi dal fatto che il paziente se ne renda conto. Molto spesso il partner di letto ad osservarli mentre il compagno dorme, e quindi può essere molto utile, come in tutti i casi di raccolta di un'anamnesi ipnologica, la raccolta in presenza di un partner di letto.
In questo caso, quindi, dobbiamo richiedere, se sospettiamo la presenza di questo disturbo, una polisomnografia, che è un'indagine non invasiva, quindi un'indagine strumentale, dove qui sono schematizzati alcuni canali utilizzati per la valutazione di determinati parametri. E precisamente vi sono alcuni elettrodi posti a livello dell'encefalo per valutare le varie fasi del sonno e quindi osservare come dorme il paziente. Poi vi sono dei canali di registrazione per la valutazione degli eventi respiratori in sonno notturno, con quindi un saturimetro per la valutazione della concentrazione di ossigeno nel sangue e una cannula odornasale, appunto perché valuta il flusso di aria mentre dorme il paziente, e questo per valutare se vi è la concomitanza presenza di disturbi respiratori in sonno notturno, tra i più frequenti l'OSAS, la sindrome dell'apnea ossessiva in sonno notturno. E naturalmente per la ricerca di questi movimenti è necessario porre degli elettrodi a livello di un muscolo che noi abbiamo a livello delle gambe, il muscolo tibiale anteriore, a livello di entrambe le gambe, e anche qui ci sono proprio dei criteri precisi per effettuare un'indagine polisomnografica e andare a valutare questi movimenti, in modo tale quindi da osservare se sono presenti durante la notte, quantificarli e valutare quindi se presentano la periodicità. Naturalmente devono avere una determinata ampiezza, quindi delle caratteristiche ben precise in base a dei criteri diagnostici, e valutarne anche il numero per ogni ora di sonno notturno. In questo modo quindi otterremo un indice a seconda del quale avremo una diversa severità del disturbo, che sarà importante per valutare se procedere o meno con il trattamento. Come si possono manifestare questi movimenti? Molto spesso il paziente, abbiamo detto, non è consapevole, può lamentare una sensazione di sonno non ristoratore, una sonnolenza diurna. E quindi giunge all'attenzione del clinico. Nel momento in cui non vi siano altre cause che possono spiegare questi sintomi, o altri disturbi del sonno, come un insonnia, un disturbo del ritmo circadiano, un disturbo respiratorio in sonno, una restless, per esempio, bisogna sempre andare a ricercare tramite una polisonografia, la presenza di un PLMD. Inoltre dobbiamo fare una premessa su quelle che sono le varie fasi di sonno notturno, per meglio comprendere il motivo per cui questo disturbo può impattare negativamente sulla qualità del sonno di chi ne ha affetto e quindi anche sulle performance quotidiane. Diciamo che questi movimenti non sono distribuiti in ugual misura durante tutto l'arco della notte. È stato messo in evidenza come si distribuiscono soprattutto nella prima parte della notte. Questo è un dato molto importante perché anche in questo caso, diciamo, anche per questo disturbo, sono in corso una serie di studi per valutarne le cause, ma è stato messo in evidenza che vi è una disfunzione dopaminergica come nel caso della sindrome delle gambe senza riposo. E le prove a supporto di ciò sono date dal fatto che vi è una notevole associazione tra le due patologie, abbiamo detto si associano in 80-90% dei casi, al fatto che anche il PLMD, come la restless, risponde bene al trattamento con i dopamina agonisti, che è una categoria di farmaci che aumentano la disponibilità di dopamina, e proprio, come dicevo, la distribuzione di questi movimenti nella prima parte della notte in maggior misura, che come abbiamo visto prima è quella parte della notte durante la quale c'è una minore produzione della dopamina nel nostro organismo, anche questo è un'ulteriore prova a supporto che vi sia una disfunzione dei circuiti dopaminergici. Oltre a questi dati, anche in questo caso è molto frequente una familiarità. Sono stati riscontrati gli stessi geni, riscontrati anche nella sindrome delle gambe senza riposo. Dobbiamo dire che mentre noi dormiamo, il nostro sonno varia durante le varie ore della notte. Noi andiamo incontro a diversi cicli di sonno, ognuno di questi cicli è costituito da fasi, quindi abbiamo delle fasi di sonno più superficiali, quello che uno definirebbe dormiveglia, durante le quali quindi pian piano inizia ad addormentarsi per poi via andare incontro a fasi di sonno più profondo, fino a raggiungere la fase di sonno ad onde lente, la più profonda, che è quella realmente ristoratrice. È un sonno molto importante da un punto di vista qualitativo per avvertire al mattino una sensazione di sonno ristoratore.
Segue poi la fase di sonno REM, che è quella durante la quale noi sogniamo, e poi via via si susseguono diversi cicli di sonno, così fatti per quanto riguarda, diciamo, le varie fasi di sonno, ma ognuno dei quali presenta una diversa durata di queste fasi del sonno. La diversa durata è strutturata in modo tale che nella prima parte della notte noi avremo una maggiore rappresentazione del sonno ad onde lente, quello molto importante, dicevamo, per avvertire una sensazione di sonno ristoratore. Nella seconda parte della notte avremo una maggiore rappresentazione della fase di sonno REM, quella durante la quale noi sogniamo. Il fatto che i movimenti delle gambe, questi movimenti periodici, siano distribuiti soprattutto nella prima parte della notte, quella durante la quale noi, in condizioni fisiologiche normali, abbiamo una maggiore distribuzione di sonno ad onde lente, può rappresentare un problema per la struttura del sonno e per la qualità del sonno, in quanto questi movimenti si associano a dei micro risvegli, cioè dei risvegli di breve durata, di pochi secondi, dei quali il paziente non si rende conto, perché appunto sono così brevi che non riesce a percepirli, che tuttavia, se ripetuti nel corso del sonno notturno, possono andare a frammentare il sonno notturno e a portare ad una riduzione del sonno ad onde lente. Quindi avremo, pur dormendo, diciamo, in totale durante la notte lo stesso numero di ore, avremo però una maggiore quantità di sonno più superficiale, che è un sonno meno ristoratore, ed un minor quantitativo di sonno ad onde lente, appunto per una maggiore frammentazione del sonno dovuta alla presenza di questi movimenti, soprattutto quando sono presenti in numero elevato. Quindi si può dedurre quanto questo disturbo possa impattare negativamente sulla qualità del sonno e quindi sulla salute di chi ne ha affetto, perché ricordiamo che soprattutto il sonno ad onde lente è fondamentale per il funzionamento di diverse funzioni biologiche. Il sonno è fondamentale per le funzioni endocrine, per il funzionamento del sistema immunitario, per le funzioni cardiovascolari. E da questo punto di vista dobbiamo anche dire che questo disturbo può rappresentare un fattore di rischio da un punto di vista cardiovascolare. In realtà sono stati condotti diversi studi in merito, in alcuni casi ci sono dei dati contrastanti, tuttavia in virtù di quei micro risvegli di cui prima vi parlavo e del fatto che in concomitanza con questi movimenti si possono verificare delle transitorie alterazioni di persone arteriosa frequenza cardiaca, sembrerebbe che vi sia anche un maggior rischio cardiovascolare in questi pazienti rispetto a chi non ne ha affetto. Per quanto riguarda il trattamento, innanzitutto nella restless, come anche nel disturbo da movimenti periodici degli arti inferiori in sonno, abbiamo sia un trattamento non farmacologico che un trattamento farmacologico. Il trattamento non farmacologico consiste nell'adempienza alle norme di igiene del sonno, di terapia cognitivo-comportamentale del sonno, che sono in realtà importanti da seguire per tutti i disturbi del sonno e non solo, in generale, in chiunque, anche in qualsiasi persona, anche che non si affetta dai disturbi del sonno, sarebbe bene seguire queste norme per prevenire l'insorgenza di questi disturbi. In particolar modo, focalizzandoci sulla sindrome delle gambe senza riposo, sarebbe bene evitare il consumo di alcol, di caffè e il fumo di sigaretta, quindi la nicotina, e anche lo stress, perché tutti questi fattori, è stato visto, possono esacerbare, quindi peggiorare, una sintomatologia delle sindrome delle gambe senza riposo. Mentre l'attività aerobica, quindi per esempio la corsa, il ciclismo, sono tutte delle attività che possono andare a portare un miglioramento della sintomatologia. Naturalmente bisogna evitare lo sport nelle ore serali, ma questo, diciamo, fa parte di tutte le norme di igiene del sonno in generale, perché lo sport nelle ore serali può andare a disturbare il sonno notturno, attivare eccessivamente l'organismo, innalzare la temperatura corporea e può quindi rappresentare un problema per la qualità del sonno. Quindi attività aerobica durante le ore diurne. Inoltre è stato messo in evidenza come dei massaggi oppure l'applicazione qualcosa di fresco a livello delle gambe possa attenuare la sintomatologia. Per quanto riguarda il trattamento farmacologico, diciamo che varia da paziente a paziente, un trattamento che, come in tutte le patologie, va personalizzato. Abbiamo visto come in realtà la clinica della sindrome delle gambe senza riposo possa presentarsi con dei quadri molto svariati, a livello di localizzazioni diverse, con un'intensità e una frequenza differente.
vi sono poi delle persone che presentano quindi delle forme intermittenti, quindi ne soffrono in alcuni periodi dell'anno per poi diciamo non presentare alcun sintomo in altri periodi dell'anno, e di conseguenza alla luce di tutto questo bisogna valutare il trattamento da paziente a paziente e rivolgersi sempre ad un esperto per valutare quale, innanzitutto quale sia la diagnosi, perché prima di procedere con il trattamento si deve procedere con una corretta diagnosi, e successivamente quindi il trattamento più appropriato. Vi sono proprio delle linee guida, sono state redatte proprio da una task force internazionale, alle quali il clinico si attiene per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo. Nel caso in cui questa sia dovuta ad una carenza di ferro, la somministrazione appunto della terapia marziale per via orale endovenosa consiste nel trattamento della patologia. Il parametro che va considerato è la ferritina sierica. Negli adulti un dosaggio pari inferiore ai 75 mg su decilitro, nei bambini a 50, e il cutoff per valutare la quindi l'implementazione del ferro. Nel caso in cui invece la restless sia dovuta nelle forme idiopatiche, quindi non dovuta a carenza di ferro, il trattamento di prima linea è rappresentato dall'utilizzo dei dopamina agonisti, che rappresentano una classe di farmaci che va ad aumentare la disponibilità di dopamina e di conseguenza migliorare la sintomatologia. Tuttavia, qualsiasi tipo di trattamento deve essere monitorato nel tempo. Dirò a breve che appunto nel caso della somministrazione dei dopamina agonisti possono subentrare delle complicanze che vanno monitorate, e nel caso di insorgenza bisogna tempestivamente rivolgersi al clinico. Come farmaci di seconda scelta possono essere utilizzati i ligandi dei canali del calcio, quindi il pregabalin o gabapentin, che sono dei farmaci di largo impiego in ambito neurologico, infatti si possono utilizzare anche nell'ambito delle cefalee, delle epilessie, del trattamento del dolore, per esempio. Sono proprio indicati nel caso del trattamento della restless, ovviamente con dosaggi differenti. Si possono poi utilizzare farmaci come le benzodiazepine, precisamente il clonazepam tra le benzodiazepine, sebbene in questo caso, sempre per il discorso che facevo precedentemente inerente al trattamento personalizzato, bisogna valutare sempre le comorbidità di cui soffre il paziente. Per esempio, sarebbe bene non utilizzare questo tipo di terapia nel caso della concomitante presenza di problematiche respiratorie o di altri disturbi respiratori in sonno, come per esempio NOSAS. E bisogna poi valutare anche che nel caso dell'utilizzo di clonazepam, come di tutte le benzodiazepine, vi possono essere poi anche dei meccanismi di assuefazione del paziente a questo tipo di terapie. Ancora, nei casi più gravi si può procedere con l'utilizzo di oppioidi, quindi nelle forme gravi, frequenti, quindi molto invalidanti per la qualità del sonno o per la qualità di vita di questi pazienti, o nel caso in cui le altre terapie precedentemente descritte non abbiano avuto un effetto benefico sul paziente. Tra gli oppioidi si può utilizzare il tramadolo. Anche in questo caso, tuttavia, bisogna valutare che non vi siano, per esempio, dei disturbi respiratori, insomma, notturno, o altre problematiche di tipo respiratorio. Per quanto riguarda il monitoraggio, questo è molto importante per tutti i trattamenti indicati, ma in particolar modo nel caso del trattamento con i dopamina agonisti, perché si può verificare una complicanza in seguito al trattamento di lunga durata, soprattutto a dosaggi più elevati di dopamina agonisti. Complicanza che in gergo tecnico si chiama augmentation. Ne parlo in quanto, diciamo, questa presentazione ha lo scopo di informare i pazienti su quali siano queste patologie, quali siano i campanelli d'allarme nel momento in cui il paziente deve rivolgersi ad un esperto, quindi ad un clinico, e chi già soffre della patologia, quali siano le condizioni nelle quali deve immediatamente ricercare quindi l'aiuto medico. L'augmentation è una complicanza che si può verificare in seguito al trattamento cronico con dopamina agonisti, non perché magari non vi sia stata una corretta gestione della problematica inerente alla restless. Come vi dicevo, i casi variano da paziente a paziente, anche con una corretta gestione del disturbo e una corretta gestione della terapia farmacologica si può purtroppo verificare questo fenomeno, che consiste nell'insorgenza di una sintomatologia più intensa rispetto a quella presentata in genere dal paziente, più frequente. Inoltre i sintomi possono comparire non solo nelle ore tardo pomeridiane,
o tardo pomeridiano serali, ma anche più precocemente, e non solo nella sede anatomica in cui il paziente ha in genere presentato questo disturbo, diciamo per esempio a livello delle gambe, ma anche in altri distretti corporei. Anche in questo caso, quindi, rivolgersi sempre ad un clinico, il clinico avrà una serie di linee guida alle quali attenersi per la gestione della complicanza. Quindi si potrà procedere con la frammentazione del dopamina agonista, quindi somministrandolo più frequentemente nell'arco della giornata, oppure si potranno utilizzare delle formulazioni tipo dei cerotti transdermici che permettono un rilascio del farmaco più graduale e continuativo nell'arco della giornata, oppure si potrà procedere con la graduale sostituzione del dopamina agonista con altre terapie come per esempio il pregabalin o il gabapentin o nei casi più gravi gli oppioidi. Valutare sempre l'aspetto marziale, valutare sempre che non vi sia in realtà una problematica inerente al ferro. Per il monitoraggio nel tempo si possono utilizzare delle scale come la Restless Rating Scale che è costituita da 40 item. Il paziente può fornire una valutazione soggettiva di quello che è il proprio disturbo e quindi si effettua la sommatoria di tutti gli item e per 30 delle forme severe, da 31 a 40 delle forme molto severe, quindi una scala molto utile per valutare da un punto di vista terapeutico, appunto per monitorare il paziente. Per quanto riguarda invece il trattamento del disturbo dei movimenti periodici degli arti inferiori in sonno, allora in questo caso le linee guida sono ancora in fase di studio. Il disturbo viene trattato in alcuni casi, valutando sempre caso per caso, quindi in generale nel momento in cui è presente notevole entità, quindi abbiamo un indice di PLM elevato, quando sono presenti delle comorbidità importanti, ricordiamo che questo disturbo può portare a delle problematiche da un punto di vista della salute, che quindi in alcuni casi è necessario trattarlo, e in caso di grave sintomatologia, cioè nel momento in cui il disturbo impatti negativamente sulla qualità del sonno o sulle performance quotidiane. I trattamenti sono gli stessi in parte di quelli utilizzati nella sindrome delle gambe senza riposo, quindi valutare sempre la carenza di ferro, rispondono molto bene al trattamento con i dopaminagonisti, in minor misura al trattamento con il pregabalin o il gabapentin. Inoltre questi movimenti possono essere spesso associati con disturbi respiratori in sonno notturno, cioè in concomitanza di questi movimenti possono insorgere degli eventi respiratori che si hanno nell'ambito per esempio di NOSAS, ed in tal caso bisognerà prima stabilizzare il quadro respiratorio, quindi trattare l'OSAS per esempio mediante terapia ventilatoria e valutare poi se persistono meno i movimenti e quindi valutare poi successivamente il caso. Per quanto riguarda invece le forme pediatriche, quindi le forme di restless che insorgono in età infantile e adolescenziale, dobbiamo fare alcune osservazioni a parte, in quanto questo disturbo può presentare delle caratteristiche cliniche differenti rispetto a quelle riscontrate negli adulti, sebbene i criteri diagnostici, quindi i 5 sintomi tipici della sindrome delle gambe senza riposo, siano sempre gli stessi. Tuttavia non sempre il bambino è in grado di esprimere bene la sintomatologia, molto spesso il bambino si esprimerà a parole sue, oppure nei casi di bimbi più piccoli che non sono ancora in grado di verbalizzare sarà ancora più difficile pure una diagnosi di restless, considerando che è una diagnosi clinica, come vi dicevo, ma che il bambino non è in grado di esprimersi. Quindi vi spiegherò appunto in questi casi quali sono gli elementi che possono rappresentare un campanello d'allarme per cui il genitore deve recarsi in un centro di medicina del sonno pediatrico e porre l'attenzione di un clinico alla problematica. La restless in età pediatrica adolescenziale ha una prevalenza del 2-4%. La sintomatologia di questi bambini può rappresentare un problema per quanto riguarda la qualità del sonno, molto spesso vi possono essere dei problemi anche da un punto di vista delle funzioni cognitive, oppure si possono manifestare con problemi comportamentali. Questi bambini potranno apparire un po' più aggressivi, più irritabili, molto in parte dovuto anche al fatto che presentano una scarsa qualità del sonno.
La diagnosi differenziale va fatta con una vasta gamma di condizioni patologiche, come per esempio i dolori muscolari alle gambe, distorsioni, contusioni, problematiche a livello muscolare, quindi miopatie o radicolopatie, ma soprattutto con i dolori della crescita, che è una condizione molto frequente in età pediatrica fino ai 12 anni e che molto spesso rappresenta un problema nella diagnosi differenziale con una sindrome delle gambe senza riposo. In questo caso bisogna valutare la topografia, quindi la localizzazione dei sintomi, oltre che il fatto che nella sindrome delle gambe senza riposo abbiamo sempre una circadianità, anche nei bambini, quindi i disturbi saranno più frequenti, insorgono nelle ore tardo-pomeridiane e serali, in concomitanza con l'addormentamento, tali da determinare proprio difficoltà dell'addormentamento, possono portare proprio ad una ritardata insorgenza del sonno o a irrequietezza. Altra caratteristica è data dal fatto che nei bambini la restless si manifesta a livello dei polpacci frequentemente, talvolta a livello degli arti superiori, in realtà si manifesta a livello degli arti superiori più frequentemente di quanto accade negli adulti. E ancora, per quanto riguarda invece i dolori della crescita, dobbiamo dire che questi sono presenti soprattutto a livello della loggia anteriore della coscia, in corrispondenza della porzione posteriore del ginocchio, quindi sono in genere bilaterali, a differenza della reflex che può essere bilaterale ma anche unilaterale. Inoltre, nella sindrome delle gambe senza riposo in età pediatrica avremo spesso un'associazione con il disturbo da movimenti, quindi con la presenza di movimenti periodici degli arti inferiori in sonno, che sono presenti nei 2/3 dei bambini che presentano una sindrome delle gambe senza riposo, cosa che invece non si verifica frequentemente nei dolori della crescita. Dobbiamo dire come in realtà i movimenti periodici degli arti inferiori in sonno presentano una distribuzione differente nell'ambito dell'età della popolazione. È stato visto come siano più frequenti in età pediatrica e adolescenziale e in età senile e meno frequenti nelle altre fasce di età. Quindi la ricerca del PLM tramite un'indagine polisomnografica in associazione ad una visita, ad un esame obiettivo, quindi ad una raccolta anamnestica accurata, può essere molto utile per la diagnosi di sindrome delle gambe senza riposo. Naturalmente nei bambini avremo dei criteri diagnostici differenti rispetto agli adulti. È stato visto come molto frequentemente i bambini utilizzino proprio delle espressioni per esprimere il dolore oppure la sensazione di alterata sensibilità, come per esempio un formicolio, oppure una sensazione di insetti che strisciano sotto polpacci, associato alla restless. Per quanto riguarda le forme pediatriche che colpiscono bambini con età inferiore ai 2 anni, in questo caso il disturbo si potrà manifestare con un pianto inconsolabile che compare nelle ore serali, il bambino ha difficoltà nell'addormentarsi, e soprattutto compie dei movimenti a livello degli arti inferiori che sono proprio tipici, sono dei movimenti molto ampi, violenti, come se questi bambini pedalassero, inoltre possono scalciare, oppure un altro movimento tipico è quello di andare a sfregare una gamba con quella controlaterale, proprio nel tentativo di andare ad allontanare la sensazione di fastidio che impedisce l'addormentamento. È importante quindi rivolgersi ad un clinico a trattare il disturbo perché, come dicevo, questa problematica può determinare problemi da un punto di vista anche comportamentale. Molto spesso infatti si associa con problematiche come la ADHD o altre problematiche di tipo comportamentale nei bambini. La terapia nei bambini è diversa rispetto a quella degli adulti, la terapia cognitivo-comportamentale e le regole di igiene del sonno sono fondamentali, considerando che nei bambini non vi è l'approvazione alla somministrazione di farmaci come negli adulti. E recentemente sono state redatte delle linee guida per la somministrazione del ferro nei bambini, e infatti anche in questo caso la carenza di ferro può essere una causa molto frequente del disturbo. Può essere somministrato per via orale che è endovenosa, sempre sotto stretto monitoraggio clinico. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e spero che appunto di aver chiarito dubbi, di aver fornito delle informazioni adeguate sulla problematica.
Bene, grazie dottoressa Paola Mogavero per la sua relazione. E allora a questo punto vediamo se ci sono domande in chat. Ho visto persone che via via si sono collegate durante il webinar. Allora, Patrizia Rossi dice: io ne soffro anche durante il giorno e agli arti superiori. È possibile, come abbiamo visto, che il disturbo sia esteso anche agli arti superiori e di giorno? Allora, bisogna valutare innanzitutto se principalmente la sintomatologia è esordita nelle ore serali e se poi successivamente via via il disturbo è comparso anche nelle ore diurne. Bisogna vedere poi se la sintomatologia è presente a riposo e determina proprio la necessità di muoversi, camminare per attenuare il disturbo. Perché come dicevo, questi sono i sintomi cardine imprescindibili. Quindi bisogna valutare queste caratteristiche, cioè se il disturbo agli arti superiori è possibile anche se meno frequentemente, però è presente a riposo, determina proprio la necessità di muovere gli arti e principalmente era presente nelle ore serali o tardo pomeridiane. Stefania, il disturbo del quale soffrivo si manifestava soprattutto subito dopo aver fatto qualche minuto di sonno e mi risvegliavo. Da anni mi curo con Cerotto Rotinum e ho superato, ma da poco tempo in forma leggera si sta ripresentando e sento il bisogno di stendere le gambe. Sono soggetta al morbo di Parkinson, per caso? Cioè lei chiede, sono soggetta al morbo di Parkinson? È una patologia che si possono associare, ma le cause sono differenti, le vie dopaminergiche coinvolte sono differenti, quindi è stata riscontrata un'associazione tra le due patologie, ma non c'è un nesso di casualità. Quindi vi possono essere dei casi di sindrome delle gambe senza riposo associati alla malattia di Parkinson, ma come dicevo prima, sono anche associati, per esempio, alla depressione, cioè uno può presentare quel disturbo indipendentemente dal fatto che sia anche affetto da restless, sono vie dopaminergiche differenti. Carmela dice, chiede, sono stati osservati casi nei bambini, come abbiamo visto, sì, appunto, quindi beh, questo ce l'ha chiesto all'inizio del webinar, quindi poi avrà ascoltato. Dunque, Stefania dice, infatti il cerotto lo metto alle 18, questo commentando l'intervento della dottoressa. Stefania, sempre, io dormo poco e ho in programma la polisonografia, ma causa Covid vorrei disdire. Che consiglio dà? Allora, come È una scelta personale questa, però. dicevo, la polisonografia è importante per monitorare se vi è la concomitanza e presenza di movimenti periodici degli arti inferiori in sonno. Quindi, se vi è la possibilità di effettuare la polisonografia in sicurezza e se è stata indicata dal clinico, può effettuarla senza problemi. Diciamo che noi lavoriamo in piena sicurezza e continuiamo anche con l'esecuzione di indagini strumentali. E Chris ci chiede notizie sul cerotto. Allora, il cerotto transdermico, cioè la roticotina, può essere utilizzata in quelle forme di cui dicevo prima, può essere molto utile nel caso dell'augmentation, cioè una delle opzioni terapeutiche di cui ci avvaliamo per dare un rilascio più continuativo e duraturo nell'arco della giornata di dopamina agonista. Quindi è una delle terapie che possiamo utilizzare, anche se non d'emblée, utilizziamo altri tipi di dopamina agonisti Quindi in genere. sempre rifarsi al clinico per la diagnosi, quindi non il fai da te. Assolutamente no. Allora, sempre Chris, buonasera, ma i disturbi del movimento possono essere legati al mal di schiena e della cervicale o sindromi come il tunnel carpale o dolori alle ginocchia o una vera e propria disfunzione? No. Sono patologie di diverso tipo, problematiche di salute di diverso tipo. E Paolo, sarebbe comunque utile una polisonografia anche per valutare gli effetti sul sonno nella restless leg syndrome? Abbiamo detto di sì. Si può valutare se sono presenti quei movimenti oppure se la struttura del sonno in seguito alla somministrazione di terapie migliora in seguito alla somministrazione di quella terapia, perché comunque dobbiamo dire che non andiamo, diciamo, a compartimenti, quindi noi trattiamo la restless, ma trattiamo tutta la qualità del sonno del paziente. Quindi è stato visto come vi siano alcuni farmaci utilizzati nella restless che possono dare
un miglioramento della qualità del sonno, perché vanno per esempio a aumentare la quantità di sonno ad onde lente, quindi danno una maggiore stabilità del sonno, danno un migliore consolidamento del sonno perché riducono i risvegli, quindi il monitoraggio può essere utile in questo senso. Stefania, io dopo il disturbo delle gambe mi addormento, ma sistematicamente dopo 2 ore mi sveglio e difficilmente mi riaddormento. Va trattata, bisogna rivolgersi al clinico perché appunto è tipico, può portare problemi nell'addormentamento. Se il paziente riesce ad addormentarsi, può essere causa di risveglio e portare poi delle problematiche nel riaddormentamento, quindi sicuramente non va sottostimato questo sintomo e bisogna valutare la terapia. Paolo ci chiede se può spiegare cosa sono i microarousals. Microarousal sono dei micro risvegli, quei micro risvegli a cui facevo prima riferimento, che durano pochi secondi, meno di 15 secondi, che frammentano il sonno notturno. Barbara, buonasera, c'è qualche correlazione con problemi legati alla tiroide, morbo di base DOV per esempio? Allora, non c'è un nesso casuale tra sindrome delle gambe senza riposo e problematica alla tiroide, tuttavia problematiche alla tiroide possono peggiorare i disturbi del sonno e una iperattività della tiroide può determinare un'eccessiva attivazione, quindi però non c'è una connessione con la sindrome delle gambe senza riposo, nel modo di basso, benché, come ho detto prima, siano associate a patologie autoimmuni. In modo dibattito, è una patologia. Allora, Stefania ci dice qual è il cerotto che usa, il Neopro milligrammi, però diciamo che in ogni caso sempre questa valutazione la deve fare il neurologo, quindi comunque questo è il cerotto, ecco, naturalmente deve essere prescritto dal neurologo. E Paolo, è vero che i sintomi della sindrome delle gambe senza riposo possono comparire anche semplicemente ponendo il paziente in posizione sdraiata e in veglia? Compaiono in veglia, a riposo, quindi nel momento in cui anche il paziente è sdraiato, cioè nelle condizioni di riposo, sdraiato, seduto, nelle ore serali, quindi è in veglia, sì, perché sono sintomi di cui il paziente è cosciente, li riferisce. Allora, Barbara chiede c'è qualche correlazione con problemi legati alla... Ah no, questo l'abbiamo già letto. E allora niente, le domande sembra che siano terminate. Leggo ancora... Ecco, allora comunque, dottoressa, intanto speriamo che con il webinar di oggi molte persone, riconoscendosi, prendano gli opportuni provvedimenti. Ma ricapitolando, qual è la prima cosa da fare se si ha il sospetto di avere i disturbi del movimento? Rivolgersi a un neurologo esperto in medicina del sonno, rivolgersi sempre a un esperto, perché come dicevo bisogna fare prima una diagnosi corretta, ci sono in realtà una serie di condizioni patologiche che minano, prima di tutto va fatta una diagnosi corretta per dare la terapia appropriata. Ecco, lei ha citato, adesso approfittiamo anche per spiegarlo ai nostri amici che ci seguono, ha citato il ritmo circadiano. Spieghiamo sì. Che cos'è per tutti i nostri amici. Allora, ognuno di noi ha un proprio ritmo endogeno e quindi va incontro a dei cicli sonno-veglia. Nel momento in cui questi sono, diciamo, vanno di pari passo con le regole della società, non abbiamo dei problemi del ritmo circadiano. Nel momento in cui invece vi può essere uno sfasamento di questo ritmo interno, cioè del proprio ciclo sonno-veglia, con quelle che sono le abitudini della società, cioè ci si va ad addormentare più tardi per svegliarsi più tardi di almeno 2 ore, ci si sveglia prima e ci si addormenta prima di almeno 2 ore, vi possono essere dei disturbi del ritmo circadiano, cioè rispettivamente la fase posticipata o anticipata, oppure nel momento in cui abbiamo dei ritmi irregolari, cioè andiamo a letto ad orari irregolari, per svegliarci ad orari altrettanto irregolari, ci si sveglia durante la notte, quindi non si ha un ciclo ben regolare, si può andare incontro a problemi di disturbo del ritmo circadiano. Bene, allora siamo giunti al termine del webinar.
Ringraziamo tanto la dottoressa per essere stata con noi, Maria Paola Mogavero, neurologo presso il Centro di Medicina del Sonno degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia, IRCCS. Non perdete i prossimi appuntamenti della rassegna che, lo ricordiamo, continua fino al 19 marzo, culminando nella Giornata Mondiale del Sonno. Ci vediamo domani, intanto, martedì 16 marzo, sempre alle ore 18:30 per il webinar 4 su alimentazione, dieta mediterranea e sonno, con la partecipazione della dottoressa Giustina Godos, biologo ricercatore presso l'Università degli Studi di Catania. Grazie alla dottoressa Mogavero per essere stata con noi e grazie a tutti voi per averci seguiti, continuate a stare con noi. A domani, dal sonno alla vita, ciao! Buonasera.